Nel 1956, nella baia di Minamata, gli sversamenti continui di acque reflue contaminate da mercurio produssero uno dei peggiori disastri ambientali e sanitari che la storia ricordi. Il metilmercurio, depositato nei fanghi scaricati in mare, fu assorbito anche da crostacei e molluschi, risalendo la catena alimentare fino alla tavola degli abitanti del luogo, la cui dieta era principalmente a base di pesce. Il ciclo ha inizio nell'acqua, dove il mercurio presente viene ingerito dal plancton, e nel sedimento, dove attraverso un processo chimico di origine batterica, il mercurio viene trasformato nella forma organica del metilmercurio. In questa forma è più facilmente assorbito dagli organismi, principalmente nel tessuto muscolare, dove si bioaccumula, in quantità sempre più concentrate, nei pesci che si collocano al vertice della catena alimentare, come ad esempio il tonno e il pesce spada. Questo fenomeno è definito biomagnificazione. Nei nostri laboratori, in soli 5 minuti, uno strumento chiamato Direct Mercury Analyzer, DMA, permette di determinare il quantitativo totale di mercurio presente sia nel sedimento che negli organismi.